Scusate per questi secondi di ritardo, ma a volte capita, è inutile dire la frase di circostanza, problemi tecnici, ma ci sta. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. E innanzitutto grazie per essere così numerosi stasera, la cosa non era affatto ovvia, data la data, mi verrebbe da dire, 31 luglio. Stasera parleremo di immigrazione, presentando il libro di Lorenzo Annese, Vita da Gastarbeiter. Lascio naturalmente a lui poi spiegare il significato di questo termine. Confesso una cosa, stasera sono molto emozionato per tutta una serie di ragioni, non soltanto perché tempo fa sono stato coinvolto in questo cammino, che è stato un cammino di scoperta per me e anche di conoscenza della mia famiglia e di me stesso. E non soltanto perché ovviamente chi mi è accanto non mi è del tutto estraneo, nel senso che mi è parente, mi è zio, per così dire, ma anche perché questa è la prima presentazione ufficiale di questo libro. Ed è una presentazione che avviene qui, nella patria, patria natale, ne parlavamo proprio ieri sera, no? In una serata carica di emozione, carica di ricordi, ma carica anche di un presente fatto di un legame fortissimo, di legami fortissimi tra persone, ma anche tra culture e nazioni diverse, che in qualche modo vengono condensate nella persona che mi sta accanto. Stasera abbiamo pensato di iniziare con la musica. Abbiamo pensato di introdurre, di inaugurare questo incontro attraverso i suoni. E adesso ascolterete da Giuseppe, che io ringrazio profondamente per aver messo a disposizione il suo talento infinito in questa occasione. Adesso ascolterete da Giuseppe una canzone che vi ricorderà qualcosa. Abbiamo pensato che fosse bello iniziare così. Prego. Addio, addio amore,
l'ori dell'albero cadono le foglie. Grazie, grazie Giuseppe. Allora, perché abbiamo deciso di iniziare così? Perché questa canzone, che è il canto originale, originario, dal quale poi chi sappiamo, no, ha tratto la canzone che si intitola Amara Terra Mia, in questo canto viene descritto uno scenario nel quale ci sono montagne, c'è la nebbia, le colline, le foglie, le olive, ma non ci sono gli uomini. È un paesaggio svuotato antropicamente. Perché? Perché sono emigrati. Sono emigrati come Lorenzo, che, ecco, perché era costretto a fare questo, e adesso lui ci racconterà, ha deciso a un certo punto di emigrare. E siccome questa storia inizia appunto con questa situazione che lì è rappresentata, che tutti vedete, adesso io gli passo la parola in buon ordine e ringraziandolo ancora per essere qui, lo ascoltiamo. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco, buonasera. Ringrazio che siete così numerosi presenti questa sera. L'emigrazione, Pasquale ha annunciato, non è andare a fare le vacanze come oggi parecchi pensano. L'emigrazione è sempre stata un'emigrazione sacrificante, non solo per chi è emigrato, ma anche per chi è rimasto in paese. Il motivo perché all'epoca, dopo che l'Italia e la Germania hanno stipulato un accordo, la Germania aveva bisogno di manodopera e l'Italia era carica di disoccupati e finanziariamente l'Italia era anche quasi distrutta. Naturalmente, dopo guerra, immaginate, dal 45 finita la guerra, il 55 questo accordo era tutto distrutto e quindi eravamo costretti a emigrare. Io sono partito da Alberobello con un contratto di lavoro per l'agricoltura, un contratto di lavoro per un anno. Prima di me partì mio fratello Pietro, qui presente questa sera, nel 57 e io nel 58. Prima di andare in Germania, a me il lavoro quasi non ha mai mancato. Io ho dovuto iniziare a lavorare all'età di 8 anni a fare il pastorello. Le immagini li vedete, non sono io sulla foto, però tanto per mostrare che era quella la realtà dell'epoca. Dopo di quello fui costretto ad andare a trasportare terra e pietre con questa bacinella che vedete.
sembra così facile così a vederla, però un lavoro durissimo all'età di 9 anni a trasportare terra e pietre, addirittura i primi giorni la spalla era insanguinata. Dopo di quello, visto che era troppo pesante, ritornai a fare il pastorello. I miei genitori, noi eravamo 6 figli, non avevano altre risorse che noi bambini dovevamo lavorare. E dopo di quello tornai a fare il pastorello e cerco di accelerare un po' in diversi posti, in 4 masserie. La prima, dopo poco tempo, me ne scappai via di notte perché lì dovevo dormire nella paglia, in un capannone senza una coperta, senza niente, e mi colicavo senza con tutto quello che avevo addosso, una camicia, pantaloni e scarpe. Non c'era acqua, non c'era bagno, non c'era niente, e di lì me ne scappai. L'altra, dovetti dormire sul pavimento, per fortuna era d'estate, sulle chiancole come quelle che abbiamo sotto i piedi qua, e come dicevo, fortunatamente era d'estate, e avevo solo un sacco vecchio per mettere sotto la testa come cuscino. E così erano anche le altre aziende dove ho fatto il pastorello. Dopo di quello sono tornato di nuovo a fare dei lavori in campagna, e visto che qui la situazione, nonostante lavorare così duramente, la situazione non migliorava, questa apertura, questo contratto tra l'Italia e la Germania fu per noi una grande fortuna da una parte. Dall'altra parte però dolori che dovevamo sopportare, perché all'inizio si pensava, va bene, il contratto prevedeva 180 marchi al mese, ed era in confronto a quello che pigliavamo qua, 50 lire al giorno, era una buona somma. Però quando è arrivato il momento della partenza, il dolore diventava sempre più pesante. L'ultima, anche qui per abbreviare, l'ultima parola che mia madre gridò mentre stavo per allontanarmi: buona fortuna, scrivi presto. Io non sapevo scrivere, e quello mi dice: scrivi presto. Come faccio a scrivere se non mi è stata data la possibilità di andare a scuola? Io ho frequentato qui appena per 5 anni la scuola serale, e la scuola serale un paio di ore la sera d'inverno. Questa è stata la cultura che io ho avuto qua. E dopo, arrivato in Germania, pensavo di trovare qualcosa di meglio, come anche oggi parecchi pensano. Il lavoro in Germania era così duro, e anche più duro di quello che era qui in Italia. Oltre a quello, il problema della lingua. Tu non sai scrivere, non sai leggere, e devi parlare una lingua che non conosci. Prima di andare in Germania, voglio dire che io conoscevo quasi 4 lingue qua: alberobellese, grazie signor sindaco, alberobellese, locorotonto, o curdenese,
il nocese, queste le lingue che io conoscevo, ma a parlare il tedesco non è facile. Però mi sono sacrificato e in breve tempo ho imparato la lingua tedesca grazie all'aiuto dei lavoratori che venivano a fare dei lavori nell'agricoltura. Il viaggio all'epoca per andare in Germania non era così facile come oggi, che prendi l'Intercity, prendi l'aereo. Il viaggio durò 3 giorni e 2 notti e mezzo, compreso però un giorno fermo a Bari per la visita medica all'ufficio sanitario della regione di Bari e un giorno a Verona. La commissione di Verona, dopo, con i documenti, con i risultati della visita di Bari, mi dovevo presentare alla commissione tedesca a Verona, e dopo che feci la visita dai medici tedeschi, allora potevo andare avanti. E quindi, compreso tutto, il viaggio durò così tanto. E non era solo quello il problema del viaggio, ma il problema della lingua. Il problema della lingua, che io avevo i biglietti naturalmente, però e sui biglietti c'erano le tappe dove dovevo cambiare il treno, ma quando viaggi in un'altra terra e non conosci la lingua, incomincia a chiedere quasi continuamente al conduttore, al controllore, ma quando è che arrivo? E con le mani, con i piedi, il controllore mi faceva dei gesti di stare seduto, ancora devi andare avanti. E io alla fine avevo paura di avermi perso, dico qui qualcosa non funziona, ma non era così. Arrivato a Monaco c'erano due suore che mi aspettavano, già da Verona avevano comunicato che io avevo preso il treno per andare avanti, c'erano due suore che mi aspettavano e quelle due suore mi diedero un pacchettino con due fettine di pane e una mela e mi dissero da quale binario dovevo prendere l'altro treno. Questo fu l'assistenza sociale in base agli accordi che c'erano, il resto lo dovevo fare tutto da solo. Arrivato anche qui, per abbreviare, arrivato a Wolfsburg, il paese dove l'ultima stazione, era venuto il padrone, mio fratello, a prendermi ed era quasi mezzanotte. Arrivato lì a mezzanotte, la mattina dopo, il padrone alle 6 viene a svegliarmi e mi mise a pulire la stalla dei maiali. Ecco cosa ho trovato all'inizio in Germania. Ho lasciato le pecore qua, ho lasciato il trasporto della terra, lavori nei boschi dappertutto, arrivo lì. Il primo lavoro a pulire la sala dei maiali. Io non volevo subito all'inizio, dico ma che cosa hai combinato, però non ho mai voluto capitolare, ho detto tu hai detto una volta sì e devi insistere. Come vedete, dopo di quello, i lavori che facevamo sia mio fratello anche io era a zappare le barbapietole, la raccolta del grano, a trebbiare il grano, la raccolta del fieno,
E naturalmente tutti questi lavori, la raccolta delle barbapietole, la raccolta delle patate, erano tutti lavori che si facevano a mano, non c'era la tecnica di oggi, oggi è tutto meccanizzato, e a caricare soltanto le patate, come vedete con quei forconi, soltanto la forca pesa 3 kg e con quei forconi caricavamo le patate con quella, con quest'altra, la seconda, caricavamo le barbapietole e con questa forca curvata, con quella scaricavamo il letame dai vagoni. Il padrone seduto sul trattore, lui andava avanti e noi con quella lì dovevamo tirare giù il letame che era così torcigliato, così pressato, che era in un lavoro massacrante, e il padrone non si fermava, noi dovevamo, a secondo il ritmo, ogni tanto doveva cadere una certa quantità di letame a terra. E lì dove abitavamo era una casa vecchia. In questa casa vecchia abitavamo noi due, mio fratello ed io, un berlinese, e sotto di noi abitava una famiglia tedesca. Sopra una stanza piccola dove stavamo noi, che era spazio soltanto per due lettini, e non c'era riscaldamento, non c'era acqua, non c'era bagno. Per andare a fare i servizi, come vedete, scusate l'espressione, un bel cesso di legno, con la base di legno, e non c'era carta igienica, e ci arrangiavamo con la carta dei sacchi di cemento. Lì vicino a noi, non lontano dal paese, c'era una fabbrica dove poi andai pure io a lavorare, che spiegherò dopo. Ci procuravamo questi sacchi di cemento con quella carta lì, la usavamo quando andavamo al bagno. Questo qua si trovava distante dalla stanza dove dormivamo, circa un 60 metri. Quindi dovevamo scendere giù, dovevamo girare nel cortile, e c'era questo posto qui dove andavamo a fare i nostri servizi. E questo è quello che abbiamo trovato in Italia, e come dicevo, in Germania, scusate. In certi momenti naturalmente ti veniva la rabbia a dire: ma che cosa? Non solo quello, il paesetto Bockenstorf, all'epoca quando arrivai io, aveva appena 300 abitanti e non c'era un lampione, tutto buio. Io lasciai Alberobello illuminato. Alberobello già allora aveva le lampioni qua dappertutto illuminato, non come oggi, ma era un bel paesetto decente. E arrivi lì e trovi questa situazione: il padrone che andava con la luce tascabile davanti per fare luce, e io un paio di volte gli ho pestato i piedi che andavo dietro di lui. Ecco, vedete la differenza da una cosa all'altra. E come ho detto all'inizio, non è andare a fare le vacanze, è andare ad accettare certe condizioni. Però abbiamo insistito. Non solo quello, qui in Italia non appena cadevano 4 gocce di pioggia si smetteva, perché pioveva. Lì no, lì si doveva continuare a lavorare, si lavorava anche se pioveva. La temperatura d'inverno, freddo, ghiaccio, che per rompere la terra bisognava usare il piccone. Senza piccone non si poteva, con la vanca non era possibile. Quindi il clima,
tu lasci un clima, anche se tante volte non è piacevole quando è così caldo come adesso, però a trovare questi sbalzi di temperatura non è facile ad ambientarsi. Fortunatamente però in quella zona dove stavamo noi era piena di profughi, di tedeschi che erano fuggiti dalla Russia durante la guerra, tedeschi che erano andati in Russia, i loro pregenitori, anni prima, e quelli avevano veramente tanta pazienza con noi e ci capivamo bene, perché capivano la nostra situazione, perché loro avevano subito ancora peggio di noi. Dopo di quello, che non volevo più restare, incominciai a scrivere delle domande, perché queste persone, profughi che erano venuti dalla Russia, mi consigliavano di andare via dall'agricoltura e andare alla Volkswagen. Io la Volkswagen non l'avevo né conosciuta, non l'avevo mai sentito, e mi convinsero a fare delle domande. Feci tante di quelle domande e venivano sempre respinte. Io non capivo il perché queste domande venivano respinte, ma il motivo l'ho capito subito dopo, perché gli accordi presi erano che noi dovevamo lavorare nell'agricoltura e basta, o qua o indietro. Infatti il competente dell'ufficio di collegamento, quando io insistevo che volevo andare via, mi minacciava: o qua o indietro in Italia, e se non rispetti il contratto che hai fissato, devi pagare al padrone i costi che lui ha dovuto affrontare per venire qua, cioè ed erano 62 marchi all'epoca che doveva pagare per le spese di viaggio, quello che era da pagare. Quindi solo minacce e basta. Io lo stesso però ho insistito. Dopo un po' di tempo, questo qui dell'ufficio di collegamento e il padrone mi fanno una proposta, dice Lorenzo, ed era quasi passato 7-8 mesi, Pietro già se n'era venuto perché il contratto suo era scaduto, lui non volle rimanere. Dice: se tu riesci a far venire qualche altro che ti sostituisce, allora potrai andare. E io scrissi a un mio compagno, che uno dei fratelli è qui presente stasera, e dico: Giuseppe, se vuoi venire. E Giuseppe accettò e venne, questo Giuseppe. Dopo di lui fece venire il fratello Franco, e dopo che era arrivato Giuseppe, mi permisero che potevo andare via, però di nuovo minacce: e adesso dove vai a lavorare? Dove vai ad abitare? Abitazioni non ce n'erano. All'epoca, dopo guerra, era tutto distrutto e ancora la Germania era così giù, gli appartamenti, e anche i tedeschi, non solo noi, i tedeschi abitavano nelle ultime stalle che esistevano ancora. Quindi le minacce: dove vai ad abitare? Senza abitazione non ricevi il permesso di soggiorno, senza permesso di soggiorno non puoi lavorare. E io invece nel frattempo, siccome le domande erano sempre negative, le risposte delle domande da parte della Volkswagen, mi ero già impegnato a trovare un lavoro, ed era lì dove si facevano i blocchi di cemento. Questo era ancora molto più pesante, lì si lavorava a cottimo, per ogni blocco, il blocco medio che vediamo qui pesava
20 kg, un fenico al pezzo. Un fenico al pezzo, sono i documenti là che parlano, non sono chiacchiere che Lorenzo racconta. Un fenico al pezzo, una telefonata ai miei genitori, e telefoni non ce n'erano, dovevo andare alla cabina telefonica. Appena appena, quando dicevo buongiorno, come state? La risposta, stiamo bene. Se ne andavano due marche sparivano, l'automatico, tac tac tac, due marche sparivano. Quindi caricare 200 blocchi per una telefonata, per due parole. Allora ho rinunciato. Ho rinunciato per parecchio tempo a telefonare. Questa è l'emigrazione. Il sacrificio dell'emigrazione non è quello che si pensa. Per proteggere le mani, a caricare questi blocchi, le dita subito si consumavano, si insanguinavano, guanti non ce n'erano, e se c'erano costavano soldi e si consumavano presto. E per evitare, abbiamo inventato di proteggerci con queste cose qua. Come vedete, non è una maschera. Questi qua si usano. Pasquale, per favore, si rende. Prego. Un po', in modo che si rendano conto di come funzionava. Io voglio, così, voglio mostrare in modo concreto, in modo che veramente, che veramente si riesca a capire come funzionava. Ecco. E anche il pollice veniva protetto. Con questo pezzo di gomma qua. Pigliando il blocco così, la punta delle dita doveva essere protetto, e del pollice pure, perché così si pigliava il blocco e con questi qua riuscivamo, per consumare uno di questi, 2 mesi, 3 mesi. Dopo aver lavorato lì un po' di tempo, iniziai a marzo e a dicembre, a novembre, per causa del maltempo, le gelature, le cose, non potevamo più produrre i blocchi. Viene il competente dell'ufficio di collegamento, che era la stessa persona che era competente per l'agricoltura, e il padrone ci voleva mettere in cassa di integrazione, e quello invece disse no, no, noi vi prestiamo a una ditta di edilizia che fa dei lavori nella Volkswagen. Noi accettammo, ero io e altri 2 o 3 italiani, noi accettammo, per noi era uguale se lavoravamo lì o in altri posti, e così, però questo per il breve tempo d'inverno, non prestati a lunga scadenza, e andammo lì a questa ditta a lavorare in fabbrica. A primavera, come il tempo incominciò a migliorare, dovettimo tornare di nuovo indietro a questa fabbrica, e io in questo circa 3 mesi che sono stato in fabbrica presso questa ditta ho conosciuto la fabbrica un po' dall'interno, però dovevamo tornare indietro,
io volevo rimanere lì presso questa ditta, anche se il lavoro era un po' diverso, pesante lo stesso, però dovevamo tornare indietro perché lì non voleva andare nessuno a lavorare a questa ditta, non riusciva a trovare operai. E dopo che ho lavorato 2 o 3 mesi, un giorno con la rabbia mi presi un giorno di permesso, un giorno di ferie, e mi presentai alla Volkswagen con la scusa che volevo visitare la fabbrica. Dopo che si era formato il gruppo dei visitatori, ci fecero passare dentro, il cicerone avanti, noi di dietro. Io mi staccai dal gruppo e me ne andai all'ufficio del personale. Arrivato all'ufficio del personale c'erano 2 segretarie e mi chiedono cosa volevo. Dico: voglio parlare con il direttore. Io non conoscevo né direttore, potevano presentarmi qualsiasi persona. Ma cosa vuole? Volevano in ogni costo sapere cosa volevo. Dicono: no, io voglio parlare col direttore. Dopo ripetute cosa vuole, cosa non vuole, viene un signore molto gentile, rispettoso, con una voce come un sacerdote. Cosa vuole? Dico: io ho fatto diverse volte la domanda, mi è stata sempre respinta, desidero lavorare qui alla Volkswagen, vorrei sapere perché desidero lavorare. E quello là mi incomincia a fare delle domande: ma lei da dove viene? Ha visto, io già nel frattempo parlavo anche già bene il tedesco, anche perché già dall'inizio ho sempre lavorato assieme con i tedeschi ed ero quasi costretto, no quasi, ero costretto a parlare, e anche con il loro impegno imparai presto. Allora, dopo che mi ha fatto tutte queste domande, mi fa: e lei come è venuta adesso qua? E gliel'ho detto correttamente, dico: sono venuto come visitatore. Si gira verso le segretarie, dice: mica stupido, eh? Dice: le faccia il biglietto per la visita. Però già a quei tempi stavano per decidere se prendere manodopera in massa, italiani in massa dall'Italia. Io non sapevo questo. E così fu che nel 61 iniziai a lavorare alla Volkswagen. La visita andò tutto bene e iniziai a lavorare alla Volkswagen. Scusa se interrompo, zio. Così cerchiamo di condensare i tempi, perché rischiamo poi di non riuscire a raccontare tutto quanto. Una cosa che mi pare importante dire è che quando tu fosti assunto dalla Volkswagen, di fatto la Volkswagen non assumeva italiani. No. Non era previsto. No. E no, tu sei no. stato il primo. Il primo. Ad essere primo. Sì, assunto. Sì. Mm-hmm. Sì. E tra l'altro mi permetto di fare un'altra considerazione. Tu sei stato assunto molto probabilmente in previsione, no, di quello che sarebbe accaduto a gennaio del 62. Sei stato assunto perché in quel momento veniva costruito il muro di Berlino. E quindi sì, non arrivavano, non sarebbero più arrivati gli operai dall'est, anche questo. La Volkswagen esplodeva all'epoca, a quei tempi, c'era una richiesta enorme, esportava in America dappertutto, e proprio in quel periodo, come aveva accennato Pasquale, si costruì il muro di Berlino e la gente non poteva più venire a lavorare perché la Volkswagen distava appena 12 km dal confine, era quasi confinante, quindi non riusciva
ricevere tanta manodopera quanto ne serviva. E quindi possiamo dire che tu ti sei trovato proprio in un nodo nella storia, perché proprio nella stessa settimana in cui tu sei stato assunto è stato costruito il muro di Berlino. Sì, e quindi sì, Nordhoff, che era il direttore generale della Volkswagen, qualche settimana dopo annunciò che sarebbero stati assunti in massa gli italiani. Sì. E quindi tu, che gli arrivi lì come un dono, per così dire, calato dal cielo, sai per parlare perfettamente tedesco, un italiano che sa parlare tedesco, e quindi il caso, no, forse non è il caso, la perseveranza, la volontà, il desiderio di farcela, però congiunto con queste correnti della storia, ti ha portato a diventare che cosa? A diventare, dopo circa 6 mesi di lavoro in produzione, a diventare l'assistente di migliaia e migliaia di italiani che la Volkswagen cominciò ad assumere a gennaio del 1962. Sì. Perché qui tu sei ritratto con un... un abito, un grembiule, una divisa. Un grembiolo che usavano, che gli veniva data dalla ditta ai superiori, ai Vorarbeiter, ai capomaster. Benissimo. E io dovevo indossare quello per distinguere l'operaio con la tuta, e che io avevo una funzione diversa dell'operaio normale. Esatto, e quindi che è quella di Betreuer. Spiegaci tu che cosa significa allora. Sì, sì, sì. Cominciamo a parlare anche di termini, no? Perché Gastarbeiter, ecco, cerchiamo di inquadrarlo il termine, che ha un significato molto profondo, no? Sì. Cioè, venivano considerati in un certo modo i lavoratori, sì, non tanto come stranieri, ma come, ecco, vogliamo dire. Sì. Gastarbeiter. Prima di tutto voglio correggere una cosa che dicevi. Che io parlavo il tedesco e l'italiano, è giusto, però tanti termini tecnici non li conoscevo. Per esempio, giustamente quando arrivarono i primi italiani, che fu liberato dalla produzione per assistere i nuovi arrivati e spiegare loro cosa dovevano fare fino agli incidenti, di stare attento. Io che parola ho usato i primi tempi? Non sapevo il pulsante, non sapevo dire il pulsante, il bottone. Il bottone ce l'abbiamo la camicia e non alla macchina, dovete toccare il bottone per non succedere un incidente. Quindi io ho rischiato lo stesso, ho accettato. Quando mi hanno fatto questa offerta, che sono arrivati i primi e conoscevo bene il tedesco, ho accettato subito, ma è stato sacrificante per me anche dopo a imparare un po' di più la lingua italiana, non solo il tedesco ma anche l'italiano. E quando sono andato via di qua io parlavo il dialetto. Ho detto prima, parlavo diversi dialetti, non solo l'albero bellese, quindi è stato molto difficile per me, però non ho mollato. Oh, okay. Ecco. E quindi, avendo fatto questa precisazione, no? Beh, è chiaro che poi tu hai imparato il lessico tecnico pian piano con l'esperienza. Però stavamo dicendo Gastarbeiter, ecco, soffermiamoci su questo termine, che significa? Sì. È una parola, è una parola dolce. Gast significa ospite, in italiano è ospite. Arbeiter, lavoratore. Adesso io chiedo: chi è che lascia lavorare un ospite? Gastarbeiter, lavoratore. No, io la trovo una definizione. Gastarbeiter, lavoratore ospite. Se è un ospite non lo faccio lavorare, è assurdo. Però
la parola è quella. Al posto di dire operaio, per me potevano dire operaio straniero. Invece, no, hanno scelto. Ecco, esatto, invece scelto perché? Perché significava per addolgire che, la cosa. Addolgire, no? Significava che non si concepiva la possibilità che voi rimaneste in Germania. Quindi era una emigrazione temporanea, così si pensava che la cosa dovesse verificarsi. Dopo uno, due, tre, quattro, dieci anni, ancora oggi c'è il problema, no, della Germania come terra di immigrazione. Non si voleva concepire la Germania come terra di immigrazione, quindi ospiti, fino a quando ci servite rimarrete qui, non vi daremo nessun permesso di soggiorno illimitato. Questa era l'idea. Non solo questo, ma anche il termine, Ernt significa raccolta, aiutante per la raccolta. No, momento, io non sono aiutante, io sono un lavoratore, sono venuto, mi avete portato, mi avete chiamato qui per lavorare, ma per addolgire la cosa, Ernt Helfer, aiutante lavoratore. Edulcorare un po' tutto, no? Giusto. No, addolcire un po' tutto. Addolgire un po' tutto. Quindi così venivate concepiti, no? Gli ospiti che prima o poi se ne andranno, per così dire. No, ci servono fino a quando ci servono. Che poi noi abbiamo fatto delle lotte che questi termini spariscono. Noi abbiamo fatto delle lotte dopo che arriviamo un po' agli altri sviluppi della mia vita in Germania, abbiamo fatto delle lotte apertamente che non li vogliamo più sentire questi argomenti, però alla fine rimani sempre Gastarbeiter, rimani sempre un operaio straniero, una volta emigrato rimani un emigrante, certo. Tu la puoi girare la cosa come vuoi. Sei sempre uno straniero, mm-hmm. E basta. E a questo proposito, quindi stranieri arrivano, quindi come sono arrivati i primi italiani, già questo signore che all'assunzione disse fate il termine per la visita, sapeva che io li potevo servire quando arrivavano gli altri, la decisione era quasi presa, che la Volkswagen pigliava operai a centinaia al giorno, lì ne arrivavano 100 al giorno e 100 se ne andavano, perché anche a quei lavori della Volkswagen non rimanevano, non volevano rimanere. All'epoca la Volkswagen pure tanti lavori non erano come adesso meccanizzati, puliti, c'erano certi lavori sporchi. E parecchi anche per la lontananza della famiglia, erano partiti con l'idea di portare la famiglia, poi visti che non trovavano l'appartamento e hanno deciso di lasciare, di tornare indietro, quindi come devo dire, 100 nel vero senso del lavoro, 100 ne venivano al giorno e 100 se ne andavano, e questi venivano tramite l'ufficio di emigrazione di Verona e di Napoli. Ecco, e quindi questo rendeva molto difficile il tuo compito, cioè gestire questo flusso in arrivo e in partenza di centinaia e poi di migliaia di persone. Sì. Un sostegno tu lo hai avuto a un certo punto nel tuo lavoro con l'iscrizione, una cosa fondamentale questa nella tua vita, all'IG Metall. Sì, a un certo punto la decisione di iscriverti al sindacato. Io il mio compito era, di quando arrivavano i primi, come ho detto, di spiegargli cosa dovevano fare, qual era il loro compito, il lavoro, la paga che dovevano prendere, di spiegargli un po' tutto. Il fiduciario tedesco ha visto che io veramente mi impegnavo, allora mi chiese se mi volevo iscrivere al sindacato metallurgico. Questo era possibile
l'iscrizione al sindacato metallurgico e io accettai subito. Nel 62, come vedete, 61, ad agosto 61 iniziai e 62 mi iscrissi al sindacato. Primo maggio, la data è significativa. Addirittura il giorno del lavoratore. Mi iscrissi al sindacato e il sindacato poi naturalmente come fiduciario mi ha dato anche una cultura di sindacato, una cultura di lottare, e lottare non come parecchi pensano con la violenza, lottare con argomenti. I problemi non si risolvono con la violenza, i problemi si possono risolvere con argomenti validi e insistere naturalmente in certe cose, perché la vita è fatta così, che non è che oggi sogni di possedere questo e domani subito viene fatto, ci vuole pazienza, ci vuole tempo, in ogni cosa è così. Ecco, quindi un'altra considerazione, tu entri nel sindacato, hai già un ruolo fondamentale nella Volkswagen, di fatto da te dipendono tutti gli italiani, ma possiamo anche dire gli stranieri, lo possiamo dire, ma era molto più complessa la funzione che tu svolgevi nella Volkswagen, ma adesso non abbiamo il tempo di approfondire tutto quanto, e diventi abbastanza presto Vertrauensmann, prima hai detto tu fiduciario, ecco, detto in breve, che cos'è il fiduciario? È connesso a un'istituzione della fabbrica, dell'azienda, che è la commissione interna, no? Il fiduciario è un funzionario del sindacato che fungere da mediatore e anche da uomo di contatto tra i lavoratori e l'organizzazione, il sindacato. Le richieste dei lavoratori li deve portare al sindacato e viceversa la politica del sindacato portarla ai lavoratori, uomo da mediatore. Questa è la funzione del fiduciario, portare le informazioni anche dell'azienda, perché poi ci sono informazioni da dare da parte dell'azienda e il fiduciario informa. Normalmente è compito dell'azienda informare i lavoratori, ma le strutture lì sono così che i fiduciari informano anche sulla struttura dell'azienda, come funzionano certe cose. Quindi il compito del fiduciario è di lottare assieme con i lavoratori per acquisire alcuni diritti. Per esempio, all'inizio i tedeschi in prima linea, ma fino al sindacato, gli stranieri che arrivavano, non solo gli italiani, la vedevano come una cosa provvisoria, non che veniva una cosa stabile, e quindi non si avevano rotto un po' il cervello come ci dobbiamo organizzare per far sì che la cosa funziona. Dopo di questo, piano piano, con il mio intervento, hanno visto che le cose non funzionavano bene, la fluttuazione era altissima, allora arrivarono le votazioni di commissione interna. Uh-huh. Arriviamo alle votazioni di commissione interna, che fu nell'anno 65, e il sindacato decise di mettermi in lista. La legge aziendale non permetteva che uno straniero potesse candidare, la volontà da parte della fabbrica e da parte del sindacato c'era di far candidare un italiano, e furono presi degli accordi tra ufficio di collegamento e fabbrica e sindacati che io potevo candidare.
mi proposero, perché avevano visto che io mi impegnavo, e mi proposero a candidare, e io candidai, come vedete, e mi misero a un posto sicuro sulla lista che io potevo essere eletto, quindi al posto al tredicesimo posto, e così nel 65 diventai membro di commissione interna. Scusa zio, spieghiamo velocissimamente cos'è la commissione interna in una fabbrica, proprio in due parole. Sì, la commissione interna è anche regolata per legge. La commissione interna, la legge prevede che i lavoratori hanno il diritto di eleggersi una commissione che guarda i loro interessi, ma la legge dice anche che la commissione interna non deve dimenticare che la ditta anche non deve fallire, la ditta deve tutte e due devono arrivare a un accordo per guardare i diritti dei lavoratori, ma anche gli interessi della ditta. È un po' complicata la cosa, perché se io devo guardare gli interessi del lavoratore non posso vedere gli interessi della ditta, però è così che bisogna arrivare al punto che veramente si arriva a un accordo dove tutte e due le parti riescono. Poi, a parte questo, c'è la codecisione. Noi abbiamo alla Volkswagen, c'è la codecisione, che la commissione interna è una legge interna della Volkswagen, che in ogni movimento, in ogni cosa che lì viene modificato, ci vuole il consenso della commissione interna, fino alle assunzioni, ai licenziamenti. La fabbrica può essere così potente quanto mai, senza il consenso della commissione interna non avviene niente, anche se c'è da assumere una persona, senza la firma della commissione interna. È un organo che regola queste cose qua. E quindi tu vieni eletto per la prima volta nel 1965, da quel momento sei sempre rieletto fino al pensionamento, sei sempre membro di commissione interna. Sì. E gestisci una situazione, ripetiamo ancora una volta, che è incredibilmente magmatica, si trasforma continuamente. Qui abbiamo la successione della consistenza degli italiani anno per anno alla Volkswagen, e vedete come mutava la situazione. Qui c'è soltanto un numero, naturalmente, no? Ma potete immaginare, come si diceva prima, le partenze, gli arrivi, gestire chi doveva andare via, chi doveva arrivare, per non parlare poi dell'organizzazione di questi viaggi. Non abbiamo il tempo di parlare dei treni speciali che tu hai voluto per permettere agli italiani di ritornare in Italia nei periodi di ferie e così via. Quindi la situazione è difficile. Però vorrei spendere due parole su quel volantino che stava prima. Dopo le votazioni abbiamo deciso di informare i lavoratori sui risultati, e questo è il volantino, il primo volantino che abbiamo fatto. Quelli là che stanno lì a fianco a me sul volantino erano i primi fiduciari. Io formai un gruppo di fiduciari di circa 200 fiduciari, perché nel frattempo avevamo un numero di italiani di 5.000. Anche se c'era questa grande fluttuazione, noi avevamo un numero fisso di 5.000 fino a 7, quasi 8.000 italiani. Poi arrivarono i tunisini, i turchi, che per questi gruppi ero anch'io competente. Quindi cerco di abbreviare, io vedo che tu vuoi andare avanti. E come abbiamo visto l'altra lista che hai mostrato, ecco, quella lì, quella statistica tu volevi sapere? Sì, no,
Mostravo soltanto quanto mutava questo numero, poteva essere un numero di 3.000, 4.000, 5.000, 7.400. Sì. Si trattava, ripeto, di gestire sì. questa... Questi sbalzi, 4.000, 5.000, 7.000, dipendeva anche dalla situazione attuale, perché ci furono dei periodi. La crisi del petrolio si sparge subito la voce, la Volkswagen vuol licenziare parecchi, spaventati, prima che mi licenziano me ne vado, quindi, negli anni 70-73, quindi per questo c'erano questi sbalzi di occupati italiani. E parecchi naturalmente, la Volkswagen, per liberarsi un po' dagli operai, aveva offerto dei premi, la buonuscita, una specie di buonuscita, parecchi ne facevano uso, dopo un po' tornavano di nuovo, quando la situazione si riprese, avevano preso i soldi, tornarono e furono riassunti, non mica sbagliato, però... la cosa la possiamo vedere di un modo, la possiamo vedere dell'altro. Io però l'ho trovata una soluzione che ha reso comodo a tutte e due le parti, sia all'azienda che anche ai lavoratori, perché potevano scegliere chi voleva i soldi, se li pigliava, se ne andava, e poi se voleva tornare dopo che la cosa era... E gli veniva anche garantito che se la situazione, come la situazione migliorava, potevano essere riassunti, con la garanzia di essere riassunti, se ne facevano uso. Ok, quindi purtroppo, ripeto, dobbiamo andare veloci perché le cose da raccontare sono tantissime e quindi dobbiamo un po' sintetizzare e condensare. Primo operaio italiano della Volkswagen, primo membro di commissione interna straniero in Germania. Alla Volkswagen, sì, in Germania. Lo Stern fece un articolone a non finire che ho qui con me, tra l'altro. In questo articolo, mi piace ricordarlo, c'è descritta anche la situazione del Albero Bello, perché questi giornalisti vennero qui, intervistarono anche alcuni consiglieri comunali, no? Che parlarono della situazione, addirittura, no? A un certo punto c'era una frase che diceva più o meno così: per fortuna noi perdiamo in pace più uomini che in guerra, quindi non muoiono ma vanno via, e per questo, diceva questo consigliere intervistato, non sappiamo chi fosse, per questo noi dovremmo erigere un monumento allo schiavo sconosciuto, non al milite ignoto, no? Per quello che stanno facendo per Albero Bello. Ma dicevano, tante primalità: primo operaio della Volkswagen italiano, primo membro di commissione interna in Germania, però anche primo straniero che ha avuto il diritto di votare di essere votato nelle elezioni sociali, giusto? Nelle votazioni sociali. Tu sei stato il primo. No. Non così facile. Non così facile. Però no. Dobbiamo condensare. Non così facile. Era così che, dal momento che io fui eletto nel consiglio di fabbrica, nel frattempo ero anche il presidente del comitato stranieri del sindacato, e sono stato presidente del comitato stranieri a livello regionale, a livello nazionale, per tutti gli anni che sono stato attivo. Noi abbiamo lottato per ottenere il diritto di voto comunale, non avevamo il diritto di votare e neanche di essere votati. Abbiamo fatto diverse dimostrazioni, addirittura abbiamo fatto delle votazioni simboliche per dimostrare che non siamo capaci a votare e devono darci la possibilità di votare. E ci siamo riusciti. Le nostre azioni furono presentate al governo regionale e così fu accettato di ottenere
il voto, il diritto al voto è di, e così poi arriviamo, lo spiego dopo, che non, ho, non solo quello, ma anche sono andato in politica. Questo fu una grande conquista, ma tu parlavi del, o chiedevi del, delle votazioni sociali. Lì le votazioni sociali, anche l'organizzazione, perché c'è, se non c'è la buona volontà non si fa mai niente. L'organizzazione, il metalli, il sindacato metallurgico, voleva che avevamo anche il diritto alle votazioni sociali, di votare e di essere votati. Mi misero in lista, la legge però non lo permetteva, che anche lì gli stranieri potevano candidare. Mi misero in lista e la commissione elettorale respinsero la mia candidatura. E allora noi processammo. Si arrivò a un accordo a livello nazionale che alla fine io potevo rimanere in lista. Un accordo, la commissione di petizione nazionale decise, e da allora abbiamo conquistato anche il diritto alle votazioni sociali. E quindi sei stato, diciamo così, un dato oggettivo, primo, ecco, in molti casi, come dicevamo prima. Il tuo ruolo è stato quello di aprire, per così dire, delle possibilità, aprire le possibilità di godimento di diritti a chi questi diritti non ce li aveva. Ma io avevo questa possibilità, perché, cioè, la possibilità, prima l'impegno, poi seconda cosa, perché avevo le spalle coperte, 200 fiduciari. Oltre i 200 fiduciari, c'era un'organizzazione che aveva un paio di milioni di iscritti, il sindacato metallurgico, la commissione interna, lo stesso, che sosteneva queste richieste. E quindi, e questo è stato possibile con questa forza, e anche perché io facevo parte, come ho detto prima, ero il presidente del comitato stranieri a livello regionale, a livello nazionale, e lì esponevo questi problemi, e tutti assieme siamo riusciti ad ottenere quello che abbiamo ottenuto, quello che attualmente ancora esiste. Ed è per questo che evidentemente hai sentito il bisogno a un certo punto di fare il punto di una vita così ricca di impegno, così ricca di sacrificio, così ricca di desiderio di migliorare le vite degli altri. E qualche anno fa hai cominciato a scrivere, e questa è soltanto una piccola parte dei memoriali che tu pian piano hai. Scusa Pasquale, un secondo, però io non mi sono impegnato soltanto in fabbrica, quello che si faceva in fabbrica, quello che era da fare, gli interessi dei lavoratori, a difendere gli interessi. Io mi sono anche impegnato tanto per il tempo libero, per far sì che i nostri connazionali, gli stranieri in genere, si integrassero nella società tedesca. E per fare questo cosa si fa? Cosa si può fare? Ho organizzato delle serate danzante per italiani e tedeschi, ho organizzato una festa di Natale che è diventata tradizionale. Quando smisi io di lavorare era la 13ª festa. Il Congress Park, una grande sala di Wolfsburg che ha una capacità di 3.500 posti, era pienissima, e alla fine erano quasi più tedeschi che italiani. E così Wolfsburg è la città più integrata, italiani, stranieri e tedeschi.
questo viene pubblicato continuamente, viene messo sempre in evidenza che l'integrazione è riuscita al 100% tramite questi mezzi qua, e non è costato tanto, è costato appena appena un po' di sacrificio e un po' di soldi che gli ho raccolti, un po' dalla Volkswagen, un po' da quello, un po' rompere le calze ad altri, e abbiamo finanziato queste feste, tutto gratuito, con addirittura con programmi veramente, addirittura feci venire Toto Cotugno all'epoca, alcuni cantanti lì. Quindi queste sono le attività che si possono organizzare, e anche questo vale più che l'integrazione nell'azienda, l'integrazione nella città, a dimostrare che non siamo solo capaci a lavorare, ma anche nella vita libera di organizzare delle cose, e si può vivere assieme. E fino ad oggi questa è diventata una tradizione, il mio compagno che è venuto dopo di me ha continuato a fare queste cose qua. Adesso magari la domanda di scrivere. Naturalmente col passare del tempo ho perfezionato un po' di più il tedesco, anche un po' l'italiano, anche se mezzo storpiato quello che dico in italiano, però me lo so fatto da solo, sacrificandomi. E arrivato a un certo punto dico: adesso tutti questi sacrifici bisogna anche metterli a conoscenza, che prima di tutto l'emigrazione, come ho detto all'inizio, non è una passeggiata; seconda cosa, quali sono i problemi. E decisi, anche perché mi invitavano parecchi a, per esempio la scuola popolare mi invitava a spiegare un po' la mia storia, come avevo risolto i problemi alla Volkswagen, e alla fine, dopo che li raccontavo, mi dicevo: ma è interessante, tu dovresti scrivere un libro. Io non avevo mai avuto un'idea di scrivere un libro, e quasi parecchi mi spingevano proprio a dire: dai, è così interessante, peccato a non mettere a conoscenza una vita del genere. E dopo un po' di tempo mi convinsi e incominciai a modo mio a incominciare a scrivere, come vedete alcune pagine, e incominciai a scrivere, e quando è arrivato a un certo punto dico: beh, adesso il resto come fai ad andare avanti, a scrivere bel pulito in italiano? E avevo chiesto a mia nipote, alla figlia di mia figlia, e quella subito dice: sì, sono disposto, lo facciamo. Ci siamo messi un paio di volte assieme, però io gli rubavo le ore della scuola, che è ancora scolare, e visto che non riuscivamo in breve tempo di farcela, allora parlo con il professor Pasquale, dico: caro Pasquale, io ho questo problema, un po' di pagine le ho scritte, e se mi puoi dare una mano. Grazie a Pasquale, si è dichiarato subito disponibile. Dice: beh, dai, ci ha pensato un po' di volte, ma in ogni matrimonio è così. Sì, non è, diciamo, un matrimonio. Diciamo soltanto però, questo. Sì, oggi ne parlavamo. Io gli ho confessato questo, che all'inizio la sensazione era quella di sentirsi come un moscerino di fronte a una montagna. Com'è possibile, di fronte a un uomo con una vita così piena, così floreale, mi verrebbe da dire, riuscire con la parola scritta a
a descrivere anche soltanto una parte di quello che sei stato, ecco quello che mi intimoriva. Però hai fatto tu, io ho messo solo qualche virgola, tutto qui. Sì. Il lavoro l'hai fatto, sì, tu. Va bene. E quindi così è nato il libro, è così, e finalmente. È attendiamo una traduzione tedesca, però questo è importantissimo, giusto? Sì. I tedeschi continuamente mi chiedono, perché già anche in Germania l'abbiamo messo a conoscenza che abbiamo scritto questo libro, già una sessantina di libri in italiano l'hanno comprato, tedeschi e italiani, addirittura tedeschi, libro scritto in italiano, però chiedono il libro scritto in tedesco. Ecco, mi permetto di dire questo velocissimamente: la Bassa Sassonia ti ha invitato alle celebrazioni per i 65 anni, 75esimo anniversario della Bassa Sassonia. Avendo scoperto che hai scritto questo testo, no? Sì. Che parla di questa esperienza di integrazione. Sì, sì, sì. E mi hanno invitato, non solo invitato, mi hanno intervistato e vengono anche a filmarmi alla metà di agosto, perché trovano il libro e anche la mia storia così interessante e vogliono fare un film lì. Sì. E a proposito di film, visto che l'hai citato tu, qualche mese fa è uscito questo film documentario nel quale sei stato coinvolto, che si intitola Amara Terra Mia. Sì. Che cosa ci puoi dire di questo film documentario? Ulrich Waller ti ha coinvolto in questa impresa? Sì, io posso dire che anche il teatro di San Paolo di Amburgo, il regissore, come hai citato, sì, si chiama Waller, che ha poca importanza, venuto a conoscenza della mia storia, mi invitò a un colloquio e mi chiese se ero disposto a partecipare a questo film che hanno voluto fare. Beh, anche questo è stato un grande successo in televisione e viene adesso alla fine di settembre viene fatto anche viene presentato a Wolfsburg, ci sarà così come aspettiamo che il testo venga tradotto in tedesco, aspettiamo che il film venga tradotto in italiano, naturalmente, perché è stato realizzato in tedesco. Io spero che veramente la casa editrice di Bari, Stile, si mette veramente, arrivano a un accordo con la casa editrice di Berlino. Io tramite l'ambasciata italiana ho trovato questa casa editrice di Berlino, quelli sono disponibili a scrivere, a tradurre questo libro e a pubblicarlo. Glielo abbiamo passato alla casa editrice di Bari, speriamo che veramente si mettano d'accordo in breve tempo e viene anche fatto in tedesco. Sì. Sì. Perché poi queste esperienze di integrazione, di scambio, di reciproca conoscenza rimangono monche se le traduzioni non ci sono, in effetti, e quindi aspettiamo che ci siano. Senti, a proposito di confronti tra Italia e Germania, qualche mese fa il ministro del lavoro, Hubertus Heil, ti ha invitato ad un incontro nel quale da una parte ha ringraziato, no, gli italiani, dicendo gli italiani sono stati un grande regalo
un grande regalo per l'economia tedesca, però allo stesso tempo ha chiesto scusa agli italiani. E perché ha chiesto scusa? Ha chiesto scusa perché io gli ho presentato alcuni problemi, gli ho detto che non è giusto che, per esempio, un italiano che sposa una tedesca, la tedesca viene addirittura nominata, scusate l'espressione, tu brutta puttana, non ti vergogni, non hai un po' di dignità di essere tedesca e ti sposi un italiano. Questo glielo feci presente, e tanti altri problemi, e per questo chiese scusa a nome della Germania, non personalmente, così dice: io mi scuso parte della Germania se questo è successo, e ha condannato questo comportamento pubblicamente in televisione. E a él, il ministro del lavoro, ha promesso che si continuerà a impegnarsi, perché io da che mi impegno non ho abbandonato, anche da quando sono in pensione, non ho abbandonato questo impegno che ho avuto, continuo ancora ogni tanto parlare con uno o con l'altro, e lì gli presentai anche il problema attuale dell'emigrazione, dei profughi, e lui promise che si impegnerà, e io lo credo, si impegnerà tanto per far sì che la situazione va a migliorare. E dice: lei è stato un modello, basta vedere quello che da parte sua è stato fatto, mi spero che anche gli altri in avvenire si comportino così, non noi da parte degli italiani ma anche i tedeschi. Io me lo auguro che veramente questo avvenga per il bene di tutti, perché noi parliamo oggi ancora di Europa, però non siamo capaci ancora nei paesi ad essere uniti, a fare una vita pacifica. Se io voglio costruire un'Europa, devo prima già incominciare nelle famiglie a mettere pace e poi andare avanti. Ecco, ce l'hai. Sì, visto che hai citato l'Europa, se avessimo tempo ne parleremo per ore, della questione dell'Europa legata al movimento sindacale, al tentativo di garantire i diritti dei lavoratori. Io dico soltanto questo, mi permetto di fare questa velocissima lettura. Qualche anno fa, già nel 92, tu dicevi che la collaborazione sindacale a livello internazionale deve essere migliorata se non si vuole che l'Europa divenga una catastrofe per i lavoratori. E tu dicevi: dobbiamo impedire che i lavoratori dei singoli paesi vengano spinti gli uni contro gli altri. Se il capitale si organizza a livello internazionale, maggior ragione lo devono fare i lavoratori e i loro sindacati. Beh, certo, questo Ligue Metal, e tu come membro del Ligue Metal lo ha sempre fatto e continua a farlo, cioè nel senso che non si tratta soltanto di commissioni interne nelle fabbriche, ma si tratta di commissioni interne generali di tutta quanta la Volkswagen, anche a livello europeo e anche a livello mondiale. Si cerca di coordinare il movimento degli operai, secondo l'internazionalismo che sappiamo. Però ancora oggi, ecco, per esempio in Germania prevalgono delle logiche nazionalistiche. Mi verrebbe da chiederti perché la AfD, cioè questo partito così dichiaratamente di destra, in alcuni casi così prevalente, nonostante la Germania sia una nazione nella quale il 25% della popolazione ha un
un retroterra migratorio. È come se non si volesse guardare negli occhi la realtà. Cioè la realtà della Germania adesso è quella di essere un paese di immigrazione, di integrazione, grazie anche a questi sforzi che sono stati fatti a livello sindacale. Però chissà per quale motivo, ecco, una domanda che mi verrebbe da farti. Molti non vogliono accettarlo, molti non vogliono guardare negli occhi questa realtà, fanno resistenza, inasprendo, ecco, il sentire nazionalistico, mettendo gli uni contro gli altri. Ecco. Sì, è vero, noi ci vediamo un po' gli sviluppi politici in Germania negli ultimi anni. Io almeno la vedo così, è una cosa spaventosa che un paese che ha subito quello che ha subito e oggi, con tutti i problemi che ci possono essere, calpesta quello che abbiamo e segue questi gruppi, gruppi però pericolosi, non bisogna sottovalutare. Per questo io penso che quello che io ho detto allora è più attuale che mai. Quindi è il nostro compito, e io non mi fermerò mai e continuo a farlo. Il nostro compito deve essere quello di cercare di far capire ai popoli che i problemi, come ho detto anche prima, non si risolvono né con le chiacchiere né con la forza, si risolvono col colloquio e capirsi. Alla fine si arriva a un compromesso. Certo, ognuno deve pagare il suo prezzo, nessuno regala qualcosa, nessuno ha qualcosa da regalare, però la vita è fatta così. E quindi io mi spero che questi sviluppi che in Germania negli ultimi anni, adesso si è calmato un po', però io vedo un po' nero, la situazione la vedo un po' nero, e quindi dobbiamo lavorare un po' tutti per far sì che veramente non accade quello che è accaduto 50 anni fa e di più. Quindi, senti, sì, io devo per forza avviarmi alla conclusione. Doloroso farlo, perché sarebbe bellissimo continuare a parlare, ma ti faccio quest'ultima domanda, una domanda che ti avranno fatto mille volte, però probabilmente questo è il contesto giusto per farla. La patria. Tu qualche mese fa ho letto un'intervista che hai rilasciato. A un certo punto hai detto la patria è là dove uno ha avuto i sogni. Sì. Io questo me lo chiedono parecchi giornalisti che vengono e mi chiedono: ma lei come si trova qua? Lei si sente più tedesco, più italiano? No, io sono un europeo, io sono un cittadino, sono un essere umano che rispetto l'essere umano. Io mi trovo in Germania e rispetto le regole della Germania, rispetto le persone, però le radici sono in questo paese. Io sono nato ad Alberobello, le radici sono qua, non c'entra niente il nazionalismo, non c'entra niente, e questo non lo cancella nessuno. È inutile che noi tante volte sogniamo, ci sono tanti che addirittura pigliano la cittadinanza tedesca, non solo gli italiani, anche di altri paesi. Nel cuore c'è sempre, le radici sono quelle. E io, se non mi sento una volta alla settimana per telefono almeno con i miei parenti, io soffro, a me non mi manca niente, sto bene, però io penso che ognuno di noi ha questi sentimenti, ognuno di noi ha
l'essere umano è fatto così. Come si fa a cancellare le belle canzoni che cantavo da giovane dopo un lavoro duro qui in Italia, la sera passeggiando qui per l'Aia Piccola e a cantare con gli amici a questo orario, ad alta voce. Vado in Germania, volevo fare la stessa cosa, però quasi nessuno ascoltava, pensavo, però c'erano quelli che ascoltavano, che me l'hanno detto dopo. Però quel calore, quella vita che tu hai fatto da giovane, anche se era sacrificante, era così, però è difficile cancellarla. Quindi, Bene, bene, dobbiamo purtroppo avviarci, ripeto, alla conclusione, e io vorrei farlo invitando brevemente il sindaco, che ringrazio insieme all'assessore Alessandra Turi per averci concesso questo spazio per parlare appunto di emigrazione, l'emigrazione di un nostro concittadino. Grazie, no, grazie a voi, grazie a Lorenzo. Era doveroso e penso che abbiamo tutti imparato qualcosa, perché forse si sta creando un distacco nella nostra memoria rispetto ai grandi sacrifici che hanno fatto coloro che oggi sono i nostri nonni o anche i nostri stessi zii. Qui buona parte del paese è stato fatto proprio materialmente dai sacrifici umani ed economici di chi tornava in ferie e in 15 giorni faceva una buona parte della sua casa che voleva che fosse qui. E poi ascoltiamo i sacrifici umani di andar via con le voci della mamma nelle orecchie struggenti, a un'età nella quale non si sapeva neppure dove si andava, che cosa ti accoglieva. E quindi questo coraggio immenso di queste persone che fanno onore, persone scritte con la P grande, proprio perché lì dentro c'è un cuore e c'è un'anima che si è dovuta portare altrove. E come diceva Lorenzo, il cuore e le radici sono rimaste qui. E tutto quello che lo ha portato ad andar via col corpo, a creare una famiglia, però sente di essere un cittadino europeo innanzitutto, ed è bellissimo sentirlo dire da un uomo che l'Europa l'ha costruita con le mani e l'ha voluta fortemente, perché andare dall'Italia in Germania a quel prezzo umano, aprire la strada alla dignità di ogni uomo, di ogni donna, che da quel momento in poi, recandosi in Germania, avrebbe trovato Lorenzo e chi come lui dava dignità a quel viaggio che loro avevano fatto, rimettendoci tanta parte della propria dignità, ma affrontandole a testa alta e riconquistandola immediatamente e con grande onore, come abbiamo sentito. Quindi penso che stasera, e ringrazio la casa editrice Stilo di Bari per averci portato questo libro che ha già donato al nostro paese, grazie davvero. Libri che andranno di diritto nella nostra, a breve ad aprirsi, biblioteca, che è dedicata soprattutto a ricostruire la storia degli uomini e delle donne di Alberobello e di tutta l'Europa, perché è bello riconoscere a tutti i sacrifici e la storia soprattutto. Quindi magari ci applichiamo anche perché gli accordi, perché sia tradotto in tedesco, lo facciamo volentieri, magari capitalizziamo il fatto di essere Alberobello e che, come gli ricorda Lorenzo, lui è di Alberobello, quindi hanno già toccato con mano quanto, ha detto lui, siamo tosti noi, e Lorenzo ce lo ha testimoniato a tutti i livelli. E poi, se non ricordo male, c'era anche un altro piccolo desiderio di Lorenzo che noi vorremmo realizzare qui ad Alberobello. Ci abbiamo provato, ma proprio perché siamo tosti ci riproveremo. Giustamente diceva Lorenzo che perché questa memoria fosse presente agli occhi e ai pensieri di ognuno di noi, soprattutto dei ragazzi, dei giovani, che magari potrebbero dimenticare questa storia,
che, come appena finito di dire, insomma, è cominciata da un conflitto mondiale che aveva raso al suolo tanta parte dell'Europa e soprattutto l'Italia e la Germania. E beh, sarebbe bene ricordarglielo sempre, che in solo 70 anni uomini come Lorenzo, uomini e donne come Lorenzo, hanno ricostruito materialmente l'Italia e la Germania, senza avere un bagno, senza avere nessuna garanzia lavorativa, non uso nemmeno il termine sindacale perché non esisteva neppure all'epoca, e loro l'hanno ricostruita con le mani. Noi oggi andiamo in tilt se ci avvisano che per 2 ore mancherà l'elettricità, sembra che tutto debba accadere in quelle 2 ore. Io tante volte, quando mi dicono questa cosa, faccio riferimento a voi che l'elettricità non ce l'avevate manco nel paese dove sei andato, e quindi ecco, bisogna dare una dimensione ai sacrifici, bisogna dare una dimensione ai diritti che loro hanno conquistato con le unghie e i denti e soprattutto con quella dignità che qualcuno gli voleva togliere. E io ti ringrazio, Lorenzo, per averci portato questo libro, per averci portato la tua esperienza, e quindi se ce la metteremo tutta. Lorenzo, tramite anche Pasquale, ci siamo visti qualche volta, desiderava che ci fosse un monumento all'emigrante che ha voluto portare se stesso altrove. E noi cercheremo di farlo proprio in un parco, cioè, abbiamo pensato che possa essere giusto farlo lì proprio perché è vicino alle nostre scuole, quindi i ragazzi uscendo magari riusciranno a capire più facilmente cos'è. Poi faremo in modo di farti incontrare con tutti i ragazzi delle nostre scuole, mi piacerebbe che tu venissi a raccontare questa tua vita nelle nostre scuole e a far capire quanto la voglia di cambiare un destino che era difficile, un destino che era pesante, era un destino che ti feriva nella pelle solo a portare la mastella, ti faceva uscire il sangue a 7, a 8 anni, ti abbia motivato fino a diventare quello che sei diventato, e sei un orgoglio penso per tutta l'Italia, perché essere stato il primo operaio italiano alla Volkswagen, e tutto quello che sei stato, addirittura ha partecipato a delle elezioni nel 96, la prima pagina che ho aperto casualmente del libro, e ha riportato più voti del candidato sindaco. È incredibile. E anche lì ha dimostrato il suo equilibrio, perché tutti dicevano: beh, allora devi fare tu il sindaco, e lui no. Ha saputo accettare anche questa cosa, no, dice: io mi sono candidato a essere consigliere, rimango consigliere, e il sindaco non l'ha preso manco tanto bene. E ho letto quella pagina e addirittura anche lì abbiamo scoperto che italiani e tedeschi sono più o meno simili quando si deve parlare di cose, per cui dice: mi sembrava strano che andassero avanti tutte quelle operazioni che io, quelle idee che io proponevo gratis, ma cadevano un po' del dimenticatoio, superate da quelle dove c'era qualche denaro che circolava, e l'ho visto anche questo. Quindi un'analisi di quello che siamo, molto molto puntuale. Quindi Lorenzo, diamoci di nuovo, come sai fare tu, un obiettivo. L'obiettivo è che tu torni a scuole aperte, che già vorrà dire qualcosa anche per l'intero mondo, cioè che le scuole tornino piano piano alla loro normalità, e nella loro normalità che ascoltino dal vivo quello che tu nel libro, che faremo di tutto che sia tradotto in Germania, anche il film che sia tradotto in italiano, mettiamolo in contatto con Apulia Film Commission, e penso che dovremmo fare velocemente l'una cosa e l'altra, e quindi davvero, perché è una bellissima storia che ci inorgoglisce di essere alberobellesi. È bene che la conoscano tutti, perché sicuramente lo hanno fatto tante persone con grande sacrificio, molti non sono tornati ad Alberobello, eppure ci mandano messaggi commoventissimi di quando rivedono Alberobello in televisione, in una manifestazione, e i loro figli, che neppure sono partiti da Alberobello, si sentono alberobellesi, prima ancora di essere argentini, di essere tedeschi, di essere in Australia. Non ci dimentichiamo mai che quell'emigrazione è andata dappertutto,
e manco con gli aerei, manco con gli aerei. Quindi davvero penso che il tuo sia un capitolo importantissimo della nostra storia e che noi dobbiamo davvero perpetuare nel monumento innanzitutto e anche nella tua testimonianza e nel libro alle nostre generazioni. E Pasquale, che fa questo di professione, lo fa col cuore, ci darà sicuramente una mano a portarlo nelle scuole di Alberobello, nelle scuole di Monopoli, ovunque, perché è una bellissima storia. Quindi siamo noi che ti ringraziamo di aver portato sulle chiancole, come dicevi tu e come diciamo noi, del nostro paese la tua storia. E mi fa piacere che qui ci siano tanti parenti, tanti alberobellesi e tante persone che anche attraverso Teletrullo, perché noi vogliamo che anche chi non può materialmente venire qui possa ascoltare da casa quello che accade nelle piazzette di Alberobello, e penso che la tua, intanto ti avranno riconosciuto tante persone, per cui questo è bello, perché poi l'essere popolo ci ha sempre portato a conoscerci tutti, quindi sicuramente Lorenzo è ben noto alla sua generazione ed è giusto che sia notissimo ancora di più alle generazioni che ha contribuito a creare, sia in Germania che qui in Italia, perché il tuo lavoro penso che sia stato importantissimo per l'Italia intera, e questo sono sicuro che è importante ed è un altro motivo di orgoglio per Alberobello. Quindi grazie davvero, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, Pasquale, perché questo libro ha un'importanza incredibile per Alberobello, per l'Italia e per la Germania e per tutto quello che insieme questi due popoli, con grande difficoltà, usciti male anche come sacrificio umano da una guerra assurda, una guerra mondiale, tutte le guerre sono assurde, hanno però saputo ricostruire, perché mi piace che sia pure con grande sofferenza ci fosse un accordo, che ci fosse un accordo è diventato importantissimo, e probabilmente questo libro è di una tale attualità per cui si facesse appena appena il 5% di quello che magari si è fatto allora, oggi non parleremmo di barconi, di sbarchi, ma parleremmo di emigrazione e di immigrazione, che è una cosa naturale che è sempre esistita, siamo tutti emigranti, siamo tutti immigranti o riceviamo chi emigra, e lo dobbiamo fare con grande fratellanza, perché proprio la Puglia è sempre stata una terra di partenze e di arrivi, e l'Italia intera, generazioni intere sono emigrate, lo hanno fatto con orgoglio e con onore, e quindi è con quell'orgoglio e quell'onore che noi dobbiamo stare attenti a parlare di sbarchi, di barconi e tutto. Magari se qualcuno più illuminato facesse quegli accordi per cui tu parti e c'hai un lavoro perché quella nazione, come dicevi, aveva bisogno di manodopera, tutto diventerebbe facile, perché non si temerebbe che magari succedessero cose diverse dall'incontrarsi, da lavorare, da darsi una mano. Ecco, quello faciliterebbe tantissimo e ci aprirebbe sicuramente più facilmente a capire perché uno emigra e perché l'altro deve predisporsi, perché probabilmente qualcuno prima di lui era già emigrato. Quindi Lorenzo, davvero grazie, grazie a tutti i parenti che ho visto qui, un mare di annese, e quindi anche questo vuol dire qualcosa. Ci fa piacere che un annese sia lì in Germania, a Wolfsburg, 4 figlie femmine, quindi immagino quanti nipoti, ha 4 nipoti, una figlia femmina e 4 nipoti, e quindi come noi diciamo, ma a te è scontata, cioè l'hai forgiata tu quella frase, noi diciamo che chi viene ad Alberobello una volta rimane alberobellese per sempre, forse è il caso di dire che rimane alberobellese per sempre chi è nato ad Alberobello e è andato nel mondo. Ciao Lorenzo, grazie di cuore. Grazie, grazie sindaco, grazie. Insomma, quello che ci ha detto a proposito del monumento è importante per tutte le persone che in qualche modo saranno rappresentate da quel monumento. Bene, prima il sindaco diceva che sicuramente attraverso la televisione qualcuno ti sta riconoscendo. Bene, c'è qualcuno che si chiama Frida che ti sta riconoscendo, siamo in diretta, puoi salutarla se vuoi. Frida, buonasera, come stai?
grazie del saluto che mi hai mandato oggi, e adesso mi vedi? Di sicuro? È sicuro? Frida mia cara, tu che hai avuto tanta pazienza e mi hai dato la libertà giorno e notte di lottare per i diritti dell'essere umano, grazie, ti sarò sempre vicino. Ciao cara. Adesso per concludere un piccolissimo dono. Qualche tempo fa mi chiamasti al telefono e mi parlasti dell'idea di una canzone che parlasse dell'immigrazione, mi tratteggiasti alcune immagini che mi sono rimaste impresse, no? Tu dicevi queste immagini dovrebbero esserci in una canzone che parla dell'immigrazione. Giuseppe ed io ci abbiamo provato a metterle insieme, quindi parole e musica, e adesso ti facciamo ascoltare, vi facciamo ascoltare questa canzone, speriamo che ti piaccia. È il nostro modo per dirti grazie, davvero, grazie dal cuore, grazie, più sincero non ci può essere, speriamo che ti piaccia. Nei campi di spighe, di pietra e fatiche, sopporto un castigo di miseria. Ho sulle mie spalle il peso più grande, placare la fame di felicità. Adesso vado, non temere, vedrai che starò bene, prometto che ti scriverò. La luna mi accompagna in questo viaggio e mi dà il coraggio per allontanarmi da te. Il guscio sottile di queste valigie è pieno di tutte le cose che ho. 3 giorni su un treno e ora la vedo, la terra che dicono mi salverà. Da qui ti scrivo, dolce madre, lo sai che son capace. Giuro non mi arrenderò. Saluta tutti, io non torno, arriverà quel giorno, conservo un sorriso per te. Ma fermo le mani e comincio a pensare, in preda alla nostalgia. Dove sei mentre ballo con lei, l'altra che non sei tu, terra mia. In questa Babele di lingue e catene, le vite degli uomini in una trincea, ma con le parole arriva il calore, la voce ha domato la malinconia. La neve cade, penso al cielo, con il suo sole fiero, che ho nella memoria. È strano quanto sembra vero, io chiudo gli occhi e vedo intera la mia storia. Io sono un cittadino di 2 mondi, 2 patrie, 2 ricordi.
grazie a tutti, grazie a tutti, buonasera, buonasera a tutti. Grazie.